Tutti in cucina con masserie didattiche alla Bitt di Milano. I piatti della tradizione di Puglia, preparati con maestria per celebrare i prodotti tipici del territorio pugliese, ricco di sapori e colori. Una cultura, quella gastronomica, che contraddistingue la bella Puglia e offre al turista percorsi ad hoc alla scoperta di luoghi e sapori suggestivi e inusuali. Sono 113 le masserie didattiche riconosciute in Puglia, tutte da scoprire, insieme ai percorsi naturalistici ed artistici. Lezioni di cucina e laboratorio alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano, le orecchiette, le cime di rapa, i pomodori, ingredienti, principi di un'arte di cui i pugliesi sono grandi maestri. È la soluzione vincente, quella di raccontare il territorio attraverso la presenza delle masserie didattiche che presentano un piatto tipico con ovviamente i prodotti tipici regionali di qualità. Un'esperienza che sta dando grande visibilità a queste masserie, dove in effetti chiunque può andare, intrattenersi e scoprire il territorio, i prodotti e anche la trasformazione degli stessi, per cui fare anche dei percorsi nei boschi, lì dove ci sono dei boschi, quindi percorsi naturalistici, piuttosto che imparare a fare le orecchiette, la trasformazione della farina in prodotti di forno, pane, focaccia e quant'altro, o addirittura vedere come dal latte viene fuori la ricotta. Questo è il periodo proprio in cui si fa la ricotta, piuttosto che le mozzarelle e via dicendo. Quindi le famiglie sono attratte, le famiglie, le scuole, le associazioni, l'università della terza età, insomma, è rivolta in maniera trasversale dai più piccoli ai più grandi.